eccoci in questo nuovo video del corso di formazione su YouTube. In questo video voglio mostrarti, voglio darti qualche informazione, qualche consiglio su come personalizzare in modo ottimale il tuo canale YouTube per renderlo fruibile, per renderlo attraente agli occhi di un tuo potenziale cliente o comunque della tua audience o di un'audience che è interessata alla tua tipologia di contenuti. Per quanto riguarda appunto la personalizzazione del canale YouTube, accedendo sulla dashboard del canale YouTube che ormai abbiamo imparato a conoscere, non dovrai far altro che cliccare sulla tab, sul menu personalizzazione. In questo caso, come vedi, ci sono tre tab: layout, branding e informazioni di base. Per quanto riguarda il layout, vediamo nel dettaglio quali sono i consigli che ti voglio dare per andare appunto a costruire una home page accattivante. Prima di tutto il mio consiglio è quello di andare ad inserire dei video in evidenza, soprattutto sia che siano rivolti ai non iscritti, sia che sia rivolto agli iscritti. In questa sezione, a parere mio, sarebbe interessante, il mio consiglio è quello di andare ad inserire un video che vada a raccontare il motivo del tuo canale, quindi a raccontare un po' di te stesso, a raccontare il perché, il motivo per il quale hai deciso di aprire il canale. Ovviamente, se si tratta di un canale personale, avrà il contenuto dovrà essere sviluppato in un certo modo. Se si tratta di un canale business, dovrà essere sviluppato in altro modo. Allo stesso tempo, quello lì, tieni conto che è il primo video che le persone vedranno quando accederanno sulla home page del tuo canale, quindi è importante creare un contenuto che dia modo alle persone di conoscerti, perché è il primo approccio fondamentalmente che hanno con te, quindi è la prima parte dove il mio consiglio è quello di utilizzare un contenuto per farti conoscere, a meno che tu non abbia un canale già sviluppato e conosciuto e quindi magari hai tutta una serie di contenuti sviluppati sul canale, e quindi può aver senso andare a inserire in quella sezione uno dei contenuti che performa meglio, così che ovviamente andando a inserire uno dei contenuti che performa meglio, andando a inserire in evidenza come primo video che viene mostrato, poi vediamo dove viene mostrato, sicuramente potrebbe fare un ottimo effetto, comunque generare un ottimo tasso di conversione. Successivamente, l'altro mio consiglio è quello di andare ad inserire una serie di appunto playlist, o comunque andare a inserire delle sezioni appunto nella parte delle sezioni in primo piano. In questo caso anche qui andrai a personalizzare il layout della home page del tuo canale utilizzando fino a 12 sezioni. Quali sono i tipi di sezioni che puoi andare a utilizzare per andare a popolare, a mettere un po' le basi, le fondamenta della tua home page? Puoi andare a caricare quelli che sono dei video popolari, dei video brevi che possono essere dal vivo in questo momento, live streaming passati o prossime live streaming. Il mio consiglio è quello di utilizzare oppure o singole playlist, come vedi qui a fianco, perché noi abbiamo singola playlist storia di successo digitale, appunto una sezione di questo tipo, singola playlist, o andare a fare una appunto carrellata di playlist create o playlist multiple. Altra cosa, puoi andare a mettere in evidenza quelle che sono le tue iscrizioni o identificare dei canali in primo piano. Il mio consiglio in questa, per quanto riguarda la sezione in primo piano, è, come vedi, è un po' quello che è stato fatto per quanto riguarda questo canale YouTube di DMC, quindi andare a inserire in primo piano una sezione dei caricamenti, così che una persona che va sulla tua home page, come prima diciamo sezione in primo piano, si ritrova tutti quelli che sono gli ultimi video caricati. Successivamente potresti valutare di andare a inserire tutta una serie di playlist di cui diciamo tratta il che hai costruito per il tuo canale in ordine di importanza o comunque in ordine di utilità per le persone. Questo per quanto riguarda la tab layout. Per quanto riguarda la tab branding, in questo caso vai a proprio definire quello che è il brand, come appare il tuo canale agli occhi del tuo potenziale cliente o della tua potenziale o comunque della tua audience. Quindi il mio consiglio è quello di andare ad inserire un'immagine profilo esplicativa, quindi ovviamente in questo caso si tratta di un business, quindi è molto importante mettere in evidenza quello che è il logo. Allo stesso tempo, se hai un business personale, mettersi la faccia fa sempre la differenza. Sia per quanto riguarda l'immagine del profilo, il consiglio è quello di utilizzare anche un'immagine esplicativa anche per quanto riguarda l'immagine di copertina. In questo caso abbiamo deciso di rimanere semplici, mettere sempre in evidenza quello che è il logo del brand DMC. Allo stesso tempo, nel caso in cui, come hai visto magari da altri canali YouTube, nel caso in cui tu sia un professionista eccetera, puoi andare a inserire anche qui un'altra foto con a fianco una serie di indicazioni rispetto a quelli che sono i temi trattati all'interno del canale, così che una persona a colpo d'occhio può subito vedere se è un canale che può fare al caso suo oppure no, in relazione a quelli che sono gli argomenti di cui parla.
L'altra cosa che si può fare per quanto riguarda il branding è andare a inserire la cosiddetta filigrana sui video. La filigrana verrà visualizzata sui video nell'angolo a destra del video player e dà la possibilità alle persone di iscriversi al tuo canale in qualsiasi momento, quindi senza dover fare troppi click. Con un click hanno la possibilità di iscriversi al canale, quindi il mio consiglio è quella di utilizzare questa filigrana in modo ottimale, creando anche una filigrana da un look esteticamente accattivante. Questa filigrana, quindi questo chiamiamolo bottone che viene mostrato, come dicevo, in basso a destra del video player, puoi decidere di farlo vedere solamente a fine del video, a inizio personalizzato, quindi in fase specifica del video, oppure farlo rimanere attivo per l'intero video. In questo caso il mio consiglio è quello di farlo rimanere attivo per l'intero video, perché magari una persona può essere interessata a iscriversi al canale già dopo un minuto che guarda il video, piuttosto una persona a metà video, piuttosto una persona a fine video. Quindi il concetto è andare a costruire una brand identity importante per quanto riguarda la presentanza visiva del tuo canale, sia per quanto riguarda l'immagine di profilo, l'immagine di copertina e la filigrana sul video. L'ultima tab fa riferimento appunto alle informazioni di base, molto importanti anche queste, perché qui vai a definire il nome del canale, quindi come vedranno la tua audience, rinominato il canale, come comparirà agli occhi della tua audience il canale, una piccola descrizione che anche qui darà modo alla tua audience di capire di cosa tratta nel dettaglio del canale. Successivamente l'URL del canale viene generato in automatico nel momento in cui lo vai a creare, e qui lui in questa sezione YouTube dà la possibilità di copiare questo link per condividerlo, diciamo, con chi ci serve, o copiarlo appunto per inserirlo all'interno della nostra pagina Facebook, pagina Instagram, piuttosto che del nostro sito web. Ovviamente all'interno dell'immagine di copertina che abbiamo visto nella tab precedente, YouTube ci dà la possibilità di inserire dei link che rimandano a, appunto, piattaforme esterne, perché magari vogliamo gli utenti che ci vedono, ci conoscono tramite YouTube, vogliamo veicolarli per fargli capire ancora di più di cosa parliamo, magari sul nostro sito web, piuttosto che sulla nostra pagina Facebook, piuttosto che sul nostro Instagram, piuttosto che sul nostro TikTok, oppure tutta una serie di link esterni. Dopodiché ti faccio vedere come appare visivamente il canale YouTube configurato con tutti questi dettagli che abbiamo visto. In questo caso ci dà YouTube anche la possibilità di scegliere quanti link mostrare sull'immagine di copertina. In questo caso noi abbiamo inserito solamente 4 link, ma ovviamente abbiamo la possibilità di aggiungerne anche altri, quindi noi ci interessa mostrare solamente i primi 4 link, e ci dà anche la possibilità di inserire un'informazione di contatto, quindi un indirizzo mail che verrà mostrato nella tab informazioni del canale, attraverso la quale un potenziale cliente o comunque chi vuole mettersi in contatto con noi può contattarci. Quindi questo sono i suggerimenti, alcuni consigli che ti volevo dare per come configurare al meglio il canale YouTube. Vediamo nel dettaglio ora come appare un canale YouTube configurato in questo modo. Accediamo direttamente alla home. Come vedi, c'è l'immagine di copertina che abbiamo visto prima, con il nome del canale che abbiamo visto prima, l'immagine di profilo, e qui a fianco sono i link che avevamo visto in precedenza, quindi sito web, Facebook, Instagram e TikTok, quindi in base a quelli che andremo a inserire verranno mostrati qui a fianco. E successivamente troveremo tutta la serie di informazioni legata alle sezioni in primo piano che abbiamo voluto mostrare, quindi, come ti dicevo, i video caricati e poi tutte le playlist in ordine di nostro interesse, con anche una piccola descrizione per ogni playlist, come poi se non abbiamo già visto nei video precedenti vedremo nei video successivi come andare a creare una playlist e a inserire descrizioni esplicative all'interno di ogni playlist. Come vedi, l'unica cosa che non compare in questa sezione, perché anche noi, diciamo, nella parte di back office non l'abbiamo ancora configurata, è quello che è il video in evidenza. Nel momento in cui tu andrai a inserire un video in evidenza, questo comparirà proprio subito sotto il nome del tuo canale. Qui sotto, invece di avere questo quadratino, che in realtà è un quadratino che noi abbiamo perché abbiamo un'estensione che ci permette di fare delle analisi sull'andamento, invece di avere questo quadratino fai conto che avresti proprio un piccolo riquadro che farà partire in automatico il player del video specifico che tu andrai ad inserire nella sezione apposita, quindi trailer del canale per gli utenti non iscritti oppure video in primo piano per gli utenti iscritti. Per questo video è tutto per quanto riguarda i consigli su come impostare, personalizzare un canale YouTube. È tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.